Mister Onori, intanto complimenti per la vittoria. Nella sua esultanza sul 3-2 c'era più rabbia o più liberazione? No, sicuramente c'era il concretizzarsi di quello che avevo detto e ci eravamo detti tutti nell'intervallo, all'inizio del quale credo che nessuno fosse presente al Massimino davanti ai televisori avrebbe forse scommesso un euro per quello che si era visto nel primo tempo, e quindi c'era la dimostrazione che questa squadra ha dei valori, perché probabilmente in un momento così delicato ci poteva essere il rischio di sbandare, e io invece penso che, trascinata dai suoi giocatori più importanti come Schivu, Stankovic, Zanetti e Cambiasso, l'Inter abbia compiuto una vittoria importante che vale doppio. Uno per il valore dell'avversario, che probabilmente secondo me era la squadra più in forma della Serie A, e due perché giocare 45 minuti sotto 2-0 contro questo Catania secondo me non è facile per nessuno. Le posso chiedere la cifra di Palacio? La? La cifra, il valore che dà, insomma, a Palacio in questa partita, ma anche in generale. Poi le chiedo se alla fine ha vinto, però ripartirebbe da Rocchi. Assolutamente sì, perché la scelta di Rocchi è una scelta gestionale. Siamo rimasti con tre attaccanti a causa degli infortuni e ci aspetta, questa è la prima partita di un ciclo di 5 gare ad altissimo coefficiente di impegno in 14 giorni. È impensabile affrontarle sempre con gli stessi giocatori, e quindi nella mia testa c'era di utilizzare Rodrigo nel secondo tempo, e io credo che la prestazione non esaltante di Tommaso sia dovuta però alla prestazione non esaltante dell'Inter del primo tempo, perché mai, nessuno come un attaccante è influenzato dalla qualità del gioco del resto della squadra. Quindi la squadra del primo tempo ha fatto male e Terocchi ha avuto pochi palloni. Quindi secondo lei, mister, non è stato solamente l'ingresso di Palacio a cambiare la partita? Lei dice che è stata un po' tutta la squadra, e quindi che Rocchi sia stato coinvolto, no, da questo andazzo. Ma io credo che sia stato sicuramente gli innesti anche dei giocatori che sono entrati nell'intervallo, perché Stankovic prima, Palacio, Stankovic e poi Cambiasso hanno dato il loro contributo, però è tutta l'Inter che ha prodotto la prestazione della ripresa. Io credo che, non so se il Catania sia mai stato così possibile recuperare 2 gol su questo campo in un tempo solo al Catania, non lo so, non so, conosco le statistiche, ma è un risultato difficilissimo da recuperare. Però sicuramente Rodrigo Palacio per noi è un giocatore importantissimo, però faccio un esempio: se avesse fatto gol Schelotto, la palla del 3-2 sulla doppia parata di Andujar, e per quello ripeto che secondo me la vittoria è di tutti quelli che hanno giocato, e anche le sostituzioni sono stati dei cambi tattici, ma non è che fosse colpa di Kuzmanovic o Rocchi. L'Inter ha fatto male il primo tempo su due gravissime disattenzioni e ha preso 2 gol contro, secondo me, un grandissimo Catania. Mister, le chiedo se con l'ingresso in campo di Palacio il 4-2-3-1, quindi l'atteggiamento tattico del Catania, possa aver contribuito in un certo senso anche alla vostra rimonta. Ma l'interpretazione tattica che è cambiata fra il primo e il secondo tempo è stato l'abbassamento del terzo centrocampista, cioè la posizione di Guarin era un pochino più bassa e ci permetteva di avere il possesso di palla migliore e di avere un calcio più palleggiato. Io credo che l'Inter, oltre a vincere, abbia nel secondo tempo, secondo me, giocato anche bene, sempre in relazione all'avversario, cosa che non sempre c'era riuscita in questa stagione. Credo che questo sistema di gioco per noi, comunque con due esterni e tre centrocampisti, sia abbastanza definitivo, e anche da qui alla fine dell'anno dobbiamo cercare di migliorare su questa strada. Poi ovviamente io commento le scelte dell'Inter e non quelle del Catania. Ciao Andrea, scusa, e Guarin per Londra come lo vedi? Perché zoppicava, non stava bene. Guarin è uscito malconcio dallo scontro con Marchese, mi pare, e poi lui è un generoso e se la partita durasse ancora sarebbe ancora in campo, però io ho cercato di preservargli i minuti che mancavano e avrei fatto entrare comunque Cambiasso, però ho preferito far uscire lui perché anche lui per noi è un giocatore importante. Non possiamo permetterci di perdere altri giocatori perché, se non sbaglio, per Londra siamo con 13-14 elementi, esclusi quelli della primavera. Che senso ha? È un po' ingestibile lui, anche a Milano fa così. Che senso ha la tua esultanza? Che senso ha? Qual è il senso
di questa tua esultanza a fine partita, nel senso comunque non ci nascondiamo che comunque il fatto Cassano penso che comunque ti abbia anche un po' provato, ecco, comunque hai avuto anche il... C'è qualcuno che lo stanno chiamando questo telefono. No, io per carità, magari è una cosa grave, capisci? Cioè... Hai avuto comunque, nel senso è stata un'ulteriore conferma che comunque in questo momento che c'è stato di conflittualità, voi dite che naturalmente l'avete già risolto, però c'è stato, comunque ti sei sentito al centro proprio della squadra, in quell'esultanza, in quel... così? Ma io ripeto, la cosa che mi ha reso più felice è che, ti ripeto, quello che i ragazzi avevano compiuto, secondo me, una piccola impresa per come si era messa la partita e quello che ci eravamo detti nello spogliatoio, che ovviamente... in questo caso sono sicuro che resti nello spogliatoio, aveva avuto riscontro sul campo, quindi è normale. Poi io ho il mio carattere, è abbastanza spontaneo, ho applaudito al terzo gol, con aplomb. Ah sì, no, dicevo, ti vedo proprio provato, è come se avessi giocato anche sì, tu. Sì, ma la domanda me l'ha fatta lui, la rifai uguale, dovresti cambiarla. No, stavo arrivando alla fine, smettila. Dico, un anno di Inter, quasi. Ma neanche. Beh sì, fine marzo l'anno scorso. Il presidente mi prende sempre in giro perché dice che la foto del primo giorno non corrisponde alla foto di 6 mesi dopo. Appunto, dico. È stato un invecchiamento del 300%. Volevo chiederti proprio questo, un anno di Inter, cosa, che stramaccioni ci regala? Molto allora, diverso. Qualcuno mi diceva che questa era la 50ª panchina e quindi per me è tuttora un sogno.